Buongiorno a tutti, questi sono i dati di oggi, provincia di Rimini più 67 contagiati positivi al coronavirus. Sotto guardate c'è un altro numero più 15, sono i contagiati nella provincia di Piacenza. Questo vuol dire che nei due estremi della nostra regione, Piacenza e Rimini, ci sono degli andamenti opposti. È presumibile, ma non è certo, che a Piacenza, come dire, abbiano raggiunto il picco dei contagi e quindi la curva si stia un po' assestando, mentre a Rimini stanno esplodendo, c'è un aumento esponenziale. Tra oggi e ieri 67 contagi in più. Abbiamo 315 positivi, 1000 persone in quarantena, 11 purtroppo sono stati decessi, prevalentemente persone in età avanzata con patologie pregresse. E allora da ieri sono in atto le nuove misure del governo per ulteriori limitazioni e restrizioni. Sapete che fino al 25 marzo saranno chiusi tutti i negozi tranne gli alimentari, le farmacie e pochi altri. Saranno chiusi i bar, i ristoranti, i pub, i parrucchieri, i centri estivi. Saranno aperti i benzinai, le edicole, saranno aperti i luoghi per i prodotti della pulizia domestica e personale. Guardate, il coronavirus non è una colpa, può colpire chiunque, può colpire me, voi, le vostre famiglie, i nostri familiari, non sappiamo quando, come, non sappiamo perché, però può colpire. E allora l'unica vera arma che ci dicono gli scienziati e i medici è essere responsabili, stare a casa, evitare relazioni sociali, evitare comportamenti che ci portano insieme agli altri. Ci sono stati comportamenti straordinariamente belli, forti, gente che si organizza con la mascherina, va a portare la spesa a chi non ce la fa uscire di casa. I negozianti, i ristoratori, le imprese si stanno attivando con meccanismi di solidarietà, chiudono, lavorano in un altro modo. E poi ci sono anche però comportamenti irresponsabili, non fatemi dire cretini perché non voglio dare, non voglio fare prediche, ma ieri la Polizia Municipale ad esempio ha fermato delle persone che hanno detto noi allo spritz non rinunciamo. Quelle persone devono sapere che mettono in pericolo non solo la loro vita e salute ma anche quella degli altri. Dobbiamo stringere i denti per 2-3 settimane, poi torneremo alla vita di tutti i giorni, torneremo nei luoghi, nelle piazze, ma quanto più stringiamo e siamo rigidi e duri e consapevoli con noi stessi, quanto prima ne usciamo insieme. Vi do alcuni dati sulla sanità. Vi dicevo i giorni scorsi che il sistema, la regione, l'ASL, le aziende sanitarie, gli ospedali, la grande forza umana dei medici, degli infermieri, noi per quello che possiamo come amministratori, assessori, sindaci di questa provincia siamo in rete e stiamo organizzando la gestione dell'emergenza. E allora vi voglio anche dire tre cose. Ogni giorno aggiorniamo un piano documento di azione con aziende sanitarie, con la regione e come comuni e sindaci della nostra provincia. Il primo punto del piano prevede il monitoraggio delle esigenze dei posti letto, quanti ne servono, posti letto infettivi, posti letto in terapia intensiva. Il secondo punto è che ad oggi si è stabilito, in relazione al numero massimo dell'Emilia Romagna, cioè il picco di Piacenza di qualche giorno fa, che stiamo predisponendo per ogni 100.000 abitanti 100 posti letto per malati infettivi e 10 posti letto in terapia intensiva, ogni 100.000 abitanti. Questo vuol dire che per circa la Romagna 110, 120, 130 sono i posti di terapia intensiva. Terzo punto, stiamo elaborando la regione, le aziende sanitarie locali, in una relazione con i comuni, una rete di accordi con le strutture sanitarie private. Nel privato vanno gli ammalati no Covid, che magari sono in ospedali pubblici, mentre negli ospedali pubblici verranno ricoverati in caso di necessità i malati di coronavirus. E ancora stiamo individuando in caso di necessità anche alcune situazioni per fare ospedali dedicati al coronavirus. E ancora abbiamo attivato la rete di solidarietà regionale per far sì che Cesena possa dare una mano a Rimini, a Ravenna, a Forlì e così via, così come il resto della regione, cioè posti letto per infettivi e terapia intensiva. Quindi la situazione la si sta gestendo, ma i posti letto non sono infiniti. Ci sono le condizioni per gestire l'emergenza sanitaria da un punto di vista organizzativo e dei posti letto, ma tutto dipenderà da come ci si comporta, da come ognuno di noi si comporta con gli altri. Questo è il pacchetto in sintesi sull'emergenza sanitaria. Poi c'è il pacchetto economia.
Bene questa notizia dei 25 miliardi per l'economia, per le imprese. Abbiamo chiesto come comuni italiani tutta una serie di provvedimenti che non sto qui a elencare, come il blocco dei pagamenti delle bollette, il blocco dei pagamenti dei mutui, i sostegni per la liquidità delle famiglie, la cassa integrazione per tutti i tipi di attività e di imprese, da quelle che hanno pochi dipendenti a quelle che ne hanno tanti, la sospensione del pagamento delle utenze, finanziamento al settore del turismo che è colpito in modo straordinario. Tutto un pacchetto, come dire, economico che deve dare anche la possibilità a noi non solo di resistere ma poi di ripartire. Il Comune si è attivato in diversi modi, stiamo preparando e abbiamo già organizzato ad esempio la spesa che portiamo a domicilio alle persone che non ce la fanno, sia come rete dei servizi sociali, sia in rete con il nostro volontariato e le associazioni che si occupano appunto di servizi alle persone. Sulla scuola abbiamo congelato le rette, non faremo pagare le rette ai genitori. Stiamo predisponendo delle educatrici online in modo tale che ci si collega da casa e possono essere intrattenuti i bambini con esercizi, con anche persino per i più piccoli il racconto di favole. La cultura a domicilio farà irrompere la produzione del Teatro Galli, i servizi della biblioteca direttamente a casa. Sul sociale abbiamo già dato un numero, 0541 704 000, per trovare tutti i servizi. È il tempo dei nostri comportamenti, saremo anche molto rigidi e molto duri perché ad esempio vieteremo la possibilità di andare per qualche settimana, qualche giorno nei parchi. Troppa gente si è riversata a fare le passeggiate. Certo che abbiamo bisogno di vita, di ossigeno, quando qualcuno ci dice restate a casa allora vado a fare una passeggiata, ma oggi anche la passeggiata può metterci a rischio perché non evita relazioni sociali e incontri. Per questo insieme ad altri sindaci italiani abbiamo deciso di vietare, di controllare anche l'accesso ai parchi, così come ad esempio sul lungomare dove naturalmente noi ci riversiamo per prendere una boccata d'aria, anche lì faremo controlli con protezione civile e forze dell'ordine. Oggi è il tempo della responsabilità, non di atteggiamenti pericolosi e non di atteggiamenti che mettono a repentaglio la vita delle altre persone. Vi leggo solo questo passaggio e finisco qui oggi. Dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera scrive di due persone. Hanno passato tutta la vita insieme. A dividerli e riunirli in meno di 24 ore ci ha pensato il coronavirus. Lui è morto a Crema, lei il giorno dopo a Lodi. Il virus si è portato via Alberto e Antonietta Fiorani, senza nemmeno lasciar loro il tempo di dirsi addio, senza avere il conforto delle tre figlie, sono morti da soli, e di tutti i familiari al loro capestale, che non potranno nemmeno accompagnarli appunto al funerale. Non voglio drammatizzare, ma questo è lo scenario in cui si trova il paese. Niente angoscia, niente tranquillità, ma lucidità. Come i nostri medici, come i nostri infermieri, che ringrazio perché mentre parlo siamo in contatto con loro. È vero, si dorme poco, siamo organizzati, ma adesso dipende da ognuno di noi. Rimini è forte, si risolleverà, lo ha fatto nella sua storia. Guardate, è scontato, è matematico che ci sarà un rimbalzo e un ritorno. Torneremo più forti di prima e anche, lasciatemelo dire, forse cambiati e migliorati. Quello che magari ci siamo detti insultandoci col web, oggi magari faremo in modo, questo clima farà in modo che questo rancore, questo odio di prima non ci sarà più dopo. Oggi dobbiamo stare lontani un metro o due, ma ci sentiamo più vicini perché accomunati tutti da uno stesso destino. Ho detto che prenderemo provvedimenti, faremo controlli, tutto dipende dai nostri comportamenti. Io su questo voglio chiudere l'appello di oggi, siamo responsabili, quello che possiamo evitare lo evitiamo, quello che dobbiamo fare per necessità lo facciamo. Rimini è forte, non lasciamo da soli i nostri medici, non facciamo che si esauriscono i posti letto, prima ci stringiamo, prima siamo duri con noi stessi e prima ne usciremo. Grazie per la vostra collaborazione.